Siamo con l'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario di Stato all'agricoltura con delega alla pesca. E onorevole, noi veniamo da Taranto, la realtà tarantina soffre le pene dell'inferno per il dramma ambientale dell'Ilva, ma esiste un'alternativa, appunto la pesca. Il governo si è impegnato ad aiutare Taranto con il decreto Salva Taranto. Ecco, qual è l'impegno proprio nello specifico per questo settore, relativamente alla Puglia e all'area ionica in particolare? Ma sicuramente quello per la Puglia e per l'area ionica, non c'è dubbio che noi guardiamo alle risorse che ci sono nella nuova programmazione, quindi ridurre lo sforzo di pesca, la sostenibilità della nostra pesca, ma soprattutto dare un sostegno alle piccole imbarcazioni, dare un sostegno alla pesca costiera artigianale, dare un sostegno a quelle iniziative, il modello di sviluppo locale, quindi penso ai GAC, e quindi c'è una attenzione particolare utilizzando le risorse comunitarie, ma anche un'attenzione particolare da parte del governo, quindi su quest'area noi siamo disponibili ad aprire un tavolo per affrontare le questioni che la marineria ci presenterà, quindi c'è un'attenzione particolare e chiaramente in una strategia generale, in una nuova programmazione, in pieno concerto, in piena collaborazione con la regione, che sappiamo la gran parte delle risorse verranno utilizzate anche dalla regione Puglia, quindi piena collaborazione e soprattutto piena disponibilità ad affrontare le tante emergenze e soprattutto un tavolo di crisi che riguarda quest'area particolare.